Mancanza di occupazione, la piaga sociale del Mezzogiorno e del litorale Domizio. Il sogno dell'industrializzazione degli anni 70 è decaduto da decenni, ma ancora non sono state create nuove opportunità per i residenti dell'area casertana. Il vescovo della diocesi Est Lunca, Orazio Francesco Piazza, ha celebrato domenica 6 marzo a Piedimonte Masticano una messa in favore del lavoro. Presenti tanti ex operai dei siti Formenti e Morteo, che non chiedono assistenza, ma il desiderio di soddisfare un bisogno. Quello di lavorare, di alzarsi la mattina e di andare a lavorare e di anche essere soddisfatti nel morale. Uno quando si alza la mattina e va a lavorare e torna alla casa a sera, è soddisfatto, dice ho fatto qualcosa, ma se tu stai tutti i giorni a casa, pensi, questo non ti porta a niente. L'onore della persona, perché il lavoro questo è praticamente, che ti rende uomo, perché comunque rimani soddisfatto quando tu hai lavorato, va bene tutto perché ci sta tutto. Dal 2011 siamo disoccupati, quindi noi avremo bisogno di un lavoro, il sussidio sì, però quello che ci dà più speranza è il lavoro, cioè alzarsi la mattina e ci dà la dignità di andare al lavoro e portare qualcosa a casa che ci meritiamo. Eravamo 310-315 occupati all'epoca, ma era l'indotto, la parte esterna poi che ne erano tantissimi perché funzionavano come satelliti a questo stabilimento. Adesso siamo rimasti circa 80 persone che comunque non percepiamo soldi da chi da gennaio, tutto il 2015 non abbiamo ricevuto ancora niente chiaramente perché siamo rimasti esclusi, siamo rimasti un po' abbandonati. È sicuramente una delle realtà più gravi, anche perché la trasformazione del territorio agricolo in industriale è stata anche una condizione negativa. Ora la chiusura di queste fabbriche sta creando due problemi e non uno. Evidentemente la nostra attenzione per queste famiglie e soprattutto il sostegno non solo morale, ma cercando concretamente delle vie d'uscita, diventa prioritario.